bisogno del microfono. Sì, no, sì. Grazie. Senta, siete qui per commemorare il presidente Silvio Berlusconi? Sì. Cosa era giusto, era un dovere. Cosa ha rappresentato lui per il Milan? Per noi è il massimo dei presidenti. Come ho detto, io vivo in questo mondo da più di 60 anni, forse in Italia sono forse ultra più vecchio, più storico. E io ho avuto la fortuna di vivere tutti i momenti bellissimi e anche un po' di difficoltà, però lui c'è sempre stato vicino anche nei momenti difficili, non ci ha mai abbandonato. Ce lo racconta questo rapporto con voi tifo caldo, però visto che insomma è stato anche credo un rapporto privilegiato, sincero, intenso quello che abbiamo avuto. Sì, è chiaro, quando c'era qualche problema, magari c'era qualche cosa, con lui ci si incontrava e si parlava. Avevamo questa fortuna di... Lui ci teneva molto a avere questo rapporto con lui. C'è un ricordo umano che lei ha del presidente Berlusconi che si porterà sempre con sé? Ma di ricordi ce ne sono tanti. Io devo dire che io ho avuto dei problemi e lui nei momenti difficili, in particolare a me, mi è stato vicino e mi ha aiutato nell'ultima finale che abbiamo fatto della Champions. Come è andato questo anche distacco che ha avuto con il Milan? Ovviamente il supporto però è sempre stato vicino a anche quando era più presidente. Sì, sì, lui ancora ti fa la mira, anche che era presidente del Monza, però lui è sempre stato, come ho detto, vicino, sempre stato vicino. C'è qualcuno che potrà prendere il testimone di Silvio Berlusconi, in qualunque ambito secondo lei? Lo spero per il futuro dei ragazzi, ma io penso che per me non ce ne sarà. C'è qualcuno che sta addirittura ipotizzando di intitolare un prossimo futuro stadio a lui. Secondo lei è un'ipotesi possibile che si meriterebbe? Sarebbe giusto, una cosa ci mancherebbe. Un presidente come lui finora non l'abbiamo mai avuto. Grazie. Grazie mille, grazie.